Come si può vedere dalle immagini, il circo è collocato proprio ai margini del Corso Italia, una delle strade principali di Quarto. Ed è l'area riservata al circo è separata dalla strada soltanto da un muretto e da un piccolo salto che chiunque, anche un bambino, potrebbe fare senza compromettere la propria incolumità fisica. Le due tigri sono alloggiate nel mezzo adoperato per il trasporto, che è praticamente sui quattro lati scoperto, impedendo quindi alle tigri di avere un posto dove evitare completamente lo sguardo dei presenti. Il mezzo è poi collegato tramite un breve corridoio ad un recinto circolare. Il recinto non è dotato di copertura nella parte superiore, per cui teoricamente le tigri potrebbero anche con un balzo fuoriuscire dal recinto. E si può vedere come tranquillamente le persone passeggiano accanto o addirittura sopra il muretto e quindi quasi a contatto con gli animali. Non esiste assolutamente una distanza di sicurezza. L'elefante è sistemato all'interno di un recinto formato semplicemente con un filo, probabilmente un cavo elettrificato. Il recinto è all'interno, al centro di tutta l'area e l'elefante non ha un luogo di ricovero. Qui si vede come la tigre, stanca di restare all'interno del mezzo, passa nel spazio recintato, come dicevo prima, scoperto. Le tigri, come tutti gli altri animali, come abbiamo visto anche l'elefante, non hanno nessun tipo di addobbo ambientale. Anche qui si può vedere come non ci sia possibilità di ricovero, se non all'interno del mezzo di trasporto comunque aperto. E anche qui vediamo come i bambini abbiano un contatto molto prossimo con l'animale. Ancora una volta l'elefante che, ripeto, non ha nessun modo per sottrarsi alla vista del pubblico. In questo recinto, in questo recinto circolare, sono presenti due zebre e presumibilmente un asino. Si tratta semplicemente di un tendone. Come si vede in queste immagini, il bambino riesce praticamente a dar da mangiare all'animale senza nessuna difficoltà, praticamente riesce anche, con qualche immagine più avanti, anche a toccarlo. Quindi è evidente che le misure di sicurezza sono assolutamente assenti. Qui ci sono dei recinti con qualche altro animale che non sono riuscito ben a inquadrare e identificare. E comunque tutti
la struttura di detenzione degli animali si limita a quella che abbiamo visto, pertanto non è stato necessario tentare una visita dello zoo. Queste riprese evidenziano quanto vicino sia l'attendamento e quindi le strutture di detenzione degli animali alla strada principale di Quarto. E semplicemente l'unica forma di limitazione è questo muro, comunque abbastanza basso, come si può vedere da queste immagini. Evidenzia ancora una volta l'assenza totale di qualsiasi addobbo ambientale per gli animali.